Forse non sapete così, il nostro concittadino Giovan Battista Mazzoni è considerato il padre dell'industrializzazione tessile. Qui, all'ex convento di Sant'Anna, fondò un'officina meccanica e realizzò la sua prima macchina tessile. Era una filata. E che le famose gore usavano le acque del fiume Bisenzio incanalate al salto del Cavalciotto? Esse formavano un'intensa rete di canali che forniva forza motrice alle varie manifatture della città. E forse non sapete che, al Museo del Tessuto di Prato, viene proiettato il primo film in 3D sulla lavorazione del tessile. Un viaggio fatto di sogni, passione, energia. Si avvertono i signori spettatori di spengere gentilmente il cellulare. Pronto? Sì, ti chiamo dopo. Sarà meglio.